Ragazzi, vi rubo 5 secondi di proprio contati perché devi lasciare tantissimi like, cerchiamo di arrivare a 3000 like per il ritorno della Pixelmon e vi lascio questo video bomba perché c'è un lavoro dietro davvero fantastico. Niente, non vi disturbo, guardate tutto quanto video perché è una bomba, ciao. Quindi dovrei morire in compagnia tua. Sarà un finale devastante questo, lo sai? Poi come faremo più avanti nel tempo a ritrovarci? Io senza di te non so per cosa fare, Peneco. Marco, lo so benissimo che vi siete impegnati tantissimo. Sappi una cosa. Ci sarà un secondo momento in cui potrai seriamente ritrovarmi in un altro posto, in un altro luogo, in un altro momento, più avanti nel tempo. Ti ho sempre voluto tanto, ma tanto bene. Addio. Oddio, ma tu ti Sender Crystal? No, Peneco, non farlo. Non far esplodere tutto quanto con la tua autodistruzione, ti prego. Possiamo parlarne. Perché non c'è più sull'armatura del Team Magma? È arrivata la fine, Marco. È arrivata veramente la fine di questa serie. Ci rivedremo più avanti nel tempo, sappilo. Aspettami, vieni a cercarmi. Addio. Ma dove diamine? Ah, che mal di testa, non sto capendo assolutamente nulla. Ma... Oh mio Dio, non riesco a tenere gli occhi aperti. Dove diamine sono finito, raga? Ma... Oddio, ma sono ancora vivo! No! Cos'è quello? Perché c'è... Perché mi sono sdoppiato? Non sto capendo assolutamente nulla. Ciao Marco. Peineko! Peineko, ciao! Perché sei con quella forma strana a mo' di Shiny? Beh, in realtà questa è sempre stata la mia vera forma. Finalmente posso ritrovarti! Finalmente posso rincontrarti e riabbracciarti! Vieni qua, Peineko, vieni qua! No, no. Ma non riesco ad avvicinarmi a te, perché? È come se ci fosse una barriera fra me e te! Beh, Marco, in realtà quello è soltanto il tuo corpo. Tu ora sei soltanto un'anima all'interno di questo mondo buio. Oddio, ma vorresti dirmi che sono morto? Assolutamente no, Marco. In realtà tutto quello che stai vedendo è all'interno della tua mente. Volevo solo avvisarti una cosa. Io sono reale. Ti trovi in un altro mondo, in un'altra dimensione. Sappi che dovrai venirmi a cercare. E non sarà assolutamente una cosa semplice. Ci saranno un sacco di nemici là fuori. E sappi che Svegliati, io sarò lì diamine! pronto ad aspettarti. Ah, non sto capendo assolutamente nulla! Ho un mal di testa atroce, cavolo! Ma no, non capisco, tutto ciò è reale o finto? Sappi una cosa, Marco. Ti ho voluto davvero tanto, ma tanto bene. Ho atteso lunghe e lunghe settimane in cui non ti ho più rivisto. Ma sappi che sono molto più vicino di quanto tu possa Svegliati, pensare. diamine! Ti voglio tanto, ma tanto bene. Ho paura, ma cosa significa, Peneco? Svegliati, diamine! Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio! Pika pika! Sono settimane che questo ragazzo non si sveglia. Secondo me è andato. Purtroppo non dà più segni di vita, non risponde a niente. Purtroppo è in questo stato da tantissimo tempo. Non parla, sta zitto e fissa il vuoto. Oh mio Dio, sta parlando! Oddio, finalmente sta parlando! Ah, che mal di testa! Ah, e tu chi sei? Oh mio Dio! Sembri Tearless! Finalmente parli! Beh, Ma non riesco a alzarmi, tu chi sei? io sono il protettore del villaggio, mi chiamo Ombra, e tu vedo che dalla name tag ti chiami The Mark. Credo. No, non mi ricordo tanto bene. Volevo solo farti una domanda. Di solito chi viene teleportato in questa isola è perché ha conosciuto Paineko. In effetti mi ricordo qualcosa. In realtà era il mio Pokémon. E l'ho perso per colpa di un mio errore. Ma dove diamine mi trovo? Sinceramente non riesco nemmeno a guardarti negli occhi perché ho paura di sapere tu chi sei. Perché secondo me tu sei il prescelto. Sei il prescelto a far ritornare
il dio dei Paineco all'interno di questo mondo. In realtà io sono il protettore di questo villaggio. Sono colui che venerà il dio dei Paineco. Sapevo di un poco allenatore che allenava il dio dei Paineco ai tempi, ma non pensavo potesse arrivare in questo villaggio e non pensavo assolutamente di raccattarti e non pensavo assolutamente di raccattarlo su una spiaggia questo poco allenatore. Però sei arrivato finalmente e so che potrei veramente fare qualcosa per salvare questo villaggio. Comunque piacere, Ombra. Io mi chiamo Marco e non so cosa vuoi fare sinceramente del mio corpo. Ti aiuterò, Ombra, te lo prometto. Comunque cerchiamo anche di capire un attimino dove siamo finiti, perché non sto capendo assolutamente nulla di tutto ciò. Ma è un mondo fantastico! Ci sono un sacco di Pokémon! Oh mio Dio, ma è vastissimo! Sinceramente potrei perdermi, ma è davvero una cosa incredibile! È stracolorato! È qualcosa di immenso, secondo me! Devo anche più o meno capirmi come muovermi, perché ho paura di essere rimasto da solo in questo mondo. Prima ero in compagnia di tutti quanti gli altri, e ora che sono da solo non so cosa fare! Oddio, potrei trovare già un Paineco che potrebbe aiutarmi a proteggermi dai Pokémon cattivi. Però ho paura in questo villaggio di essere da solo. E là c'è un Heracross. Ciao Heracross, come stai? Tutto bene? Devo pensare un attimino. Ciao coso del Pokémarket. E qua c'è anche una Ultra Ball. Wow, ragazzi, sembra che siamo stati teleportati in un nuovo mondo. Sinceramente non so nemmeno se ho uno starter o tutto quanto, ma abbiamo perso tutta quanta la roba. E quindi mi trovo disperso all'interno di questo mondo fantastico che non so nemmeno io dove mi trovi. Credo di essere anche da solo all'interno del server, perché sì, credo di essere in un server con tantissimi nuovi Pokémon. Non ho più neanche l'armatura del mio Team Magma e mi ricordo veramente poco di quello che... E mi ricordo veramente poco di quello che ne era, di tutto quello che è successo in tutti questi mesi. Non so, raga, proverei a muovermi comunque per cercare un attimo di capire dove mi trovo sull'isola. Perché qui comunque sì, abbiamo una specie di Poké Center. Questo qua credo che sia un market. Però come vedete, raga, è tutto quanto completamente diverso dalla mappa di prima. Ed è una cosa davvero che mi fa rimanere un attimino male. Perché non capisco dove io mi trovi. Cioè, vedete, è tutta un'altra roba, è tutta un'altra dimensione. Sti alberi qua comunque sono abbastanza devastanti, perché sono davvero gigantormici. Però è una cosa davvero molto, ma molto impressionante. Quindi mi trovo su un'isola, senza starter, senza nulla, e non sto capendo assolutamente niente. Marco, vieni subito su! Oddio, credo che questa sia la voce di Ombra, e la cosa mi ha un attimino spaventato un sacco. Ombra, dove sei? Dimmi tutto! Marco, ho paura che tu vada in giro senza Pokémon e senza nulla. Quindi all'interno di quella chest c'è una Pokéball con dentro il tuo starter. Oh, Ombra! Grazie mille, cavolo, almeno abbiamo anche noi uno starter. Ok, proviamo ad aprire un attimo questa chest, raga. Oh, ok, infatti al suo interno c'è una Pokéball. Quindi io proverei a uscire fuori un attimino e a vedere che Pokémon c'è al suo interno. Credo di essere abbastanza lontano, perché ho paura di far danni dalla casa di Ombra, che tecnicamente è diventata anche casa mia. Oh, allora, qua al suo interno dovrebbe esserci il mio starter. Ho paura di lanciarla, raga, effettivamente. Quindi, 3. Allora, la lancio lì, poi mi giro perché ho paura. 3, 2, 1. Oh, ho paura, raga, ho paura del mio Pokémon starter. Magari è un qualcuno ignorante. Giriamoci. Oh mio Dio, un Charmander bellissimo. Ciao, ciao Charmander. Oh mio Dio, ma quanto sei bello. Raga, è un fucking Charmander! Wow! Raga, sono felicissimo. È uno dei miei Pokémon preferiti. Cioè, non lo so che dirlo così suona brutto, perché dico, Marco, tutti i tuoi Pokémon sono i preferiti. Però sono felice, dai, almeno mi ritrovo in questa landa desolata con un tenerissimo Charmander a livello 5. Quindi mi tocca un attimino esplorare un attimino la zona. Magari nel prossimo episodio in compagnia vostra, giusto per capire un attimino dove siamo spawnati. Purtroppo, raga, abbiamo perso tutto quanto. Mi sento naufrago all'interno di non so dove nemmeno io. Lì vedo una montagna altissima. Oh mio Dio, anche là in fondo. E sono alberi giganteschi ovunque. E non so se c'è qualcuno in compagnia nostra all'interno di questo mondo. Non ho proprio idea. Però, raga, dobbiamo assolutamente esplorare la zona e provare a difenderci da questi Pokémon a giro. Anche perché credo che tutti quanti i nostri Pokémon vecchi o non ci sono più
o dovremmo cercare in modo di risbloccarli. E quindi, col passare del tempo, cercheremo un attimo di capire come muoverci all'interno di questo nuovo mondo. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio per aver visto tutto quanto questo episodio. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, supportate questo nuovo inizio di serie della Pixelmon Ultra. Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E ringrazio tutti quanti per aver creato questa serie pazzesca. Fidatevi ragazzi, ne vedrete davvero delle belle. Ci vediamo in un prossimo video, da Mark è tutto.